Un garibaldino racconta. Abbiamo il piacere di avere qui con noi Carlo Giordano, coautore del volume, ed è un piacere doppio, intanto perché conosco Carlo da molti anni, era con me in redazione alla Stampa e lui resta in redazione alla Stampa dove fa il cronista, ma ha la passione per la storia che mette a disposizione della comunità anche come assessore alla cultura del comune di Dronero. Oggi gli chiediamo di raccontarci che senso ha scrivere un libro sulla Resistenza tanti anni dopo. Noi abbiamo ripreso un diario che ha scritto il maestro Nini Acchiardi, Antonio Acchiardi, che è stato un comandante partigiano della 104esima Brigata Garibaldi. È un diario, bisogna specificare subito, che è un diario non in presa diretta, cioè lui non l'ha scritto durante la lotta di resistenza, ma l'ha scritto dopo la guerra, presumibilmente sulla fine degli anni 40 e poi lo ha concluso alla fine degli anni 60. Il maestro Acchiardi era anche lui un appassionato di storia e lo dimostra anche il fatto che al termine dell'esperienza partigiana si è tenuto l'archivio della 104esima Brigata Garibaldi a casa e ha cominciato ad analizzare questo diario e appunto negli anni 50, grazie al materiale della brigata e mettendo assieme una serie di ricordi personali, ha iniziato a scrivere su dei quaderni delle riflessioni che poi sono state messe assieme, sono 120 pagine e lui stesso aveva dato il nome a questa raccolta di Un Garibaldino racconta. Che senso ha riprendere in questo caso qua a distanza di anni un diario che è stato scritto da un partigiano negli anni 60? Il senso è della memoria, lui stesso lo dice, lui stesso fa una premessa a questo diario dicendo che innanzitutto non è un libro storico, lui lo ammette dicendo io non è che posso fare la storia della 104esima Brigata Garibaldi perché è un'operazione molto complessa. E allo stesso tempo questo diario non è neanche un'autobiografia, perché lui dice non vedevo l'utilità di scrivere in quel periodo lì un'autobiografia, la gente mi conosce, sa chi sono. Invece questo diario, queste 120 pagine, lui ha detto io le imposto come tramandare alle future generazioni la memoria della 104esima Brigata Garibaldi, cioè c'è stata questa brigata, ci sono stati dei giovani che hanno combattuto in questa brigata e ci sono stati anche dei giovani che sono morti in questa brigata, cioè io voglio dare con questo diario un contributo alla memoria. Una memoria di ribelle umanità. Sono parole importanti, perché le avete volute sulla copertina del libro? Il libro c'è stata una prefazione anche del professore Piercarlo Grimaldi, antropologo, è stato anche ex rettore dell'Università del Gusto di Pollenzo. È lui che ha voluto dare questo sottotitolo. Perché lui, Piercarlo, ha fatto un'analisi del testo dal punto di vista antropologico. Lui aveva un manoscritto a casa che negli anni 70 gli era stato consegnato dallo stesso Nini e lui già negli anni 70 lo aveva guardato e diciamo che lo aveva anche un po' scartato, erano anni molto ideologizzati e quindi lui l'aveva letto negli anni 70 e lo ammette, non era, secondo lui questo testo qua era retorico, anche un po' aulico come scrittura e quindi lui l'aveva inizialmente scartato. Adesso recentemente, cioè lo scorso anno, mettendo a posto la sua biblioteca, gli è venuto di nuovo in mano questo manoscritto e a distanza di anni lo ha analizzato dal punto di vista antropologico e ha notato che l'errore che lui aveva fatto negli anni 70 è un testo appunto importante perché descrive il sentimento dei partigiani che Nini è riuscito a trasmettere sulla pagina. Questi praticamente non è che volevano fare la guerra. Loro si sono trovati in una condizione di dover fare la guerra e infatti quando la guerra è finita è stata per loro, anche per loro, una liberazione.
Schierarsi non è mai facile, lo vediamo in questi giorni di guerra in Ucraina. Schierarsi in quell'epoca con la paura e l'ideologia, cosa ne pensi e che cosa hai imparato da questo libro? Ma schierarsi non è mai semplice, però alle volte bisogna farlo. La storia appunto di Ninia Cardi, ma diciamo di tutta la sua generazione, è stata quella. Ninia Cardi era un alpino del 5° reggimento nel 43, era a Milano, poi ha fatto un corso di preparazione a Merano e poi è stato inviato col suo reparto a presidiare un aeroporto nella zona di Tarquinia. E lì è stato sorpreso dall'8 settembre 43. Lui è partito da Tarquinia, risalito l'Italia a piedi ed è arrivato a Dronero. È lì che matura la sua convinzione di una scelta. Lui appartiene a una famiglia, papà era un noto antifascista, era emigrato in Francia, aveva conosciuto altre posizioni politiche, si definiva il socialista, è cresciuto in un ambiente, possiamo dire, contro, un ambiente che non aveva mai aderito al fascismo, era un ambiente, diciamo, dissidente nei confronti del regime fascista. Lui quando torna a casa, a Dronero, verso l'ottobre del 43, inizia anche lui a farsi delle domande, da che parte stare, cosa fare, non è, diciamo, una scelta subito, immediata, automatica. E poi lui si avvicina a un gruppo che si era raggruppato attorno al meccanico Mario Scaglione. Lui sì, era sempre stato un socialista, era sempre stato un antifascista, Dronero lo si sapeva, addirittura anche i carabinieri lo sapevano, però lui aveva una certa autorità a livello locale, lui era stato un pilota dell'aeronautica durante la prima guerra mondiale. Mario Scaglione, che poi diventerà sindaco della Liberazione, si racconta che lui durante la prima guerra mondiale avesse addirittura volato con Francesco Baracca. Quindi era una persona rispettata a Dronero, tanto che anche i fascisti droneresi non è che chiedessero di adeguarsi alle regole del regime. Ebbene, Ninia Cardi fa questa scelta, si avvicina al gruppo che si aveva preso come leader, questo Mario Scaglione, e a un certo punto decide di diventare un partigiano. Prendono delle armi nella caserma del battaglione Dronero e trasferiscono queste armi a Roccabruna. Se noi analizziamo anche il testo, c'è proprio un momento in cui nella vita uno deve fare delle scelte. Nel finire del 1943 Ninia Cardi fa questa scelta. Ma è una scelta, diciamo, generazionale, perché c'è anche altri, bisogna ricordarlo, che hanno fatto una scelta sbagliata, quella di passare invece nel campo avversario, di aderire alla Repubblica Sociale. Però è una generazione che ha fatto una scelta. E come appunto viene anche riconosciuto dagli storici come Paolo Spriano, poi ribadita anche da Pasolini, che la generazione, quella generazione che aveva 20 anni, 25 anni nel 43-44, forse è stata l'unica generazione della storia della Repubblica Italiana ad essere stata protagonista, ad essere stato proprio motore della storia, ma sentirsi motore della storia, che è ancora qualcosa di più che forse noi non abbiamo mai provato, neanche la generazione che ha fatto il 68 e neanche quella dopo, che ha fatto il 77, diciamo.